Allora, mister, siamo alla vigilia della seconda partita della tua gestione, finito il mercato, parliamone subito così almeno chiudiamo l'argomento, non sono arrivati altri giocatori, sei un po' deluso oppure ti aspettavi qualcosa? Insomma. Ma è normale che ormai per cercare di migliorare questa squadra mi aspettavo, come un po' tutti, come erano gli obiettivi di mercato, quella di migliorare questa squadra se ce ne fossero i presupposti. Naturalmente poi alla chiusura del mercato ci siamo resi conto che questo non è potuto accadere. È normale che un pizzico di amarezza ci sia, però sono abituato a lottare, sono abituato a non mollare. Cioè, per me oggi ho detto ai ragazzi quello che penso, perché è la verità. Oggi questa squadra, da metà campo in su, secondo me è un'ottima squadra, perciò oggi noi abbiamo il tempo e la possibilità ancora di poter decidere il nostro futuro. È un po' sminuito i difensori, dicendo così. No, perché oggi non è che sminuisco i difensori, oggi loro devono capire che la giovane età di questi ragazzi non coincide con l'esperienza. Oggi certo. Questi ragazzi l'esperienza non puoi dargliela se non giocando, e naturalmente questi ragazzi, i giovani, è solo sbagliando che riescono a crescere, e oggi noi dobbiamo fare in modo che questi ragazzi crescano in fretta, dobbiamo fare in modo che questi ragazzi sbaglino il meno possibile. Però oggi se mi aspetto qualche errore da qualche ragazzo che oggi è un 91-92, dove ha poca esperienza di questa categoria, ci può stare oggi. A che cosa? Dove mi devo attaccare? Devo fare in modo che i centrocampisti e gli attaccanti diano il meglio, perché in questa categoria il centrocampo e l'attacco che ho fa la differenza. Quindi spero che loro riescano a essere i primi difensori, naturalmente, perché oggi anche loro partecipano alla fase difensiva, e poi di conseguenza fare in modo che questi ragazzi, lavorando durante la settimana, riescano a colmare quelle lacune che è l'esperienza, che oggi solo il tempo gliela colmerà. Ecco. Pensato a fare, possono, cioè, se avete parlato con la società, immagino con Vitale, tornato da Milano, se cambiano un po' gli obiettivi, se gli obiettivi rimangono uguali, se il livello, diciamo, comincia a essere un pochino più lungo. Ma guarda Armando, io sono sincero come sono stato sincero all'inizio della presentazione. Questa squadra sicuramente poteva essere migliorata, semmai ce ne fosse stata all'occasione, come ripeto. Però io ho detto che oggi recuperare quei 4 punti che ci distanziano dai playoff non era facile. Naturalmente sarebbe stato più facile se fosse venuto qualcuno che ci avrebbe dato una mano. Ora, per ambizione, per come sono fatto io, sono abituato a lottare comunque. Ti ripeto quello che ho detto in conferenza stampa: non è facile, non sarà affatto facile. Però naturalmente da parte nostra l'impegno ce lo metteremo tutto per cercare di raggiungere questo obiettivo. Però capite anche voi che recuperare punti non è facile, e soprattutto perché c'è tanta concorrenza davanti a noi, dove tutti vorrebbero ambire a questo sesto posto. Perciò l'unica cosa che posso dire è che ci proveremo, non sarà facile, ma ci proveremo. Hai parlato con qualche ragazzo che pensava di andare via ed è rimasto? Questo, allora, cosa hai detto? Assolutamente sì, questa mattina è successo proprio questa cosa. Ho spiegato loro schiettamente e sinceramente quello che penso dei miei ragazzi. Ho detto che questa squadra, per quello che riguardava la fase difensiva, poteva essere migliorata. Ho spiegato ai ragazzi giovani che oggi l'esperienza loro non possono comprarla. Ok, oggi se noi potevamo mettere l'esperienza là dietro, avrebbe sicuramente aiutato a crescere questi ragazzi e aiutato poi anche la squadra stessa. E ho parlato loro che si devono abituare, che il mercato c'è d'estate e il mercato c'è durante la metà del campionato, e quindi i nomi vanno, vengono, però io ripeto, oggi i miei ragazzi, dal mio punto di vista, sono i migliori di tutti, anche se loro sanno che devono crescere, che devono migliorare, perché
perché solo attraverso la crescita che si attraversa, la crescita del singolo giocatore, che poi in una squadra migliorano i risultati. Quindi soprattutto dai giovani mi aspetto questa crescita, che ci vorrà del tempo, ma sicuramente dovranno crescere, perché poi se crescono singolarmente crescono anche nel reparto, quindi nella fase difensiva, e cresce poi la squadra e i risultati arriveranno. Pensando all'attacco, vedendo anche magari lo stato di forma, perché tanto tu dici sempre che non hai visto le partite, hai visto non tutte le partite precedenti o lo stato di forma dei giocatori, cioè, stai valutando ora come sono. Magari Sansovini è un pochino più probabilmente stanco, oppure in questo momento è una fase diversa, e pensi che ci sarà un avvicendamento in attacco? Ma io penso che Marco, gli altri? Io penso che Marco oggi stia soffrendo un attimino quei 10 giorni che è stato influenzato, che ha fatto 7 giorni sul letto di completo riposo, e quindi oggi lui secondo me ha accusato molto quell'influenza che così l'ha destabilizzato per parecchio tempo, ecco. Oggi mi auguro, e io la settimana l'ho visto abbastanza bene, che lui possa migliorare questa condizione che magari sabato scorso è apparsa sotto gli occhi di tutti, che magari non era proprio brillante, ecco. Quindi mi auguro che col lavoro di questa settimana lui possa aver recuperato queste energie e possa aver migliorato la sua condizione. Diciamo gli avversari, Brescia che in casa sta facendo benissimo. Brescia è un'ottima squadra, basta guardare la rosa dei nomi che hanno a disposizione. Oggi credo che stia facendo un ottimo campionato. Sicuramente in casa ha perso un giocatore importante dietro in difesa, sicuramente è un ottimo giocatore, quindi qualcosa hanno perso per quello che riguarda la linea difensiva, però dico che oggi secondo me il Brescia è forte come squadra e non come singolo giocatore. Oggi ha dimostrato di essere in quella posizione proprio perché soprattutto in casa, aiutata naturalmente dall'ambiente, aiutata naturalmente dalla gente che spinge. Secondo me loro oggi, la forza loro è proprio nella squadra, quindi di conseguenza affrontiamo una squadra che in campo si batte, lotta, l'ho vista battersi veramente in maniera energica a Castellammare di Stabia lunedì sera. È una buona squadra che gioca a calcio, che ha delle ottime individualità, quindi come ogni partita questa si giocherà sul filo di lana, diciamo così, perché l'episodio può spostare veramente il risultato. Ti aspetti contro il quartista? Loro? Ha fatto sempre il 4-3-1-2 ora. Sì. Ha giocato a volte a 5, ora non so se mancando Salomon possono tornare con la difesa a 3. Non so, però insomma oggi, guardando le ultime 3 o 4 partite, hanno giocato col trequartista le 2 punte oggi. Quello che possa far lui oggi, ha preparato la squadra in entrambi i moduli, quindi vedremo quello che sarà poi lo schieramento tattico loro. Cosa ti ha convinto di più della partita con Verona e cosa hai pensato di tenere in settimana? Ah, io ho detto ai ragazzi, sono stato molto sincero, ho detto che per quello che riguardava la fase difensiva mi sono piaciuti molto per come si sono battuti, e questo l'ho detto anche alla fine della partita in conferenza stampa a voi, ma sono stato ancora più certo quando ho rivisto la partita. Noi nella fase di non possesso abbiamo fatto molto bene, concedendo poco per quello che è il Verona come rosa. E dove non sono contento è nella fase di possesso palla, quindi nel palleggio, nel voler comunque decidere un risultato quando abbiamo la palla noi. Oggi ai ragazzi ho spiegato che noi dobbiamo crescere da quel punto di vista, oggi non possiamo limitarci a 5 o 6 azioni sporadiche durante i 90 minuti, non bastano. Oggi voglio che quelle 5 o 6 azioni che abbiamo creato, o situazioni che abbiamo creato, non palle gol, situazioni sto dicendo, che abbiamo creato domenica, voglio che diventino 20-30, voglio che durante il corso della partita si possano ripetere e far sì che poi il risultato cambia a nostro favore. Sempre rispettando la fase difensiva, quindi non è equilibrio. Oggi l'unica cosa che mi piace dare alla squadra è equilibrio. Poi ripeto, se oggi la squadra mi accorgo che nell'ultimo quarto d'ora, nell'ultimo 20 minuti si può permettere, perché
la squadra avversaria l'abbiamo chiusa nella metà campo perché la squadra avversaria è in difficoltà fisica, allora posso rischiare le tre punte, allora posso sbilanciare la squadra in avanti, rischiando, sapendo di rischiare e allora sapendo che non do equilibrio soprattutto nella fase di non possesso, responsabilizzando molto di più il centrocampo e la difesa. A questo punto oggi io in entrambe le fasi devo per forza dare equilibrio. Brescia, Ascoli, Sassuolo, se non sbaglio, e poi di volo fino a alcuni, insomma, quattro partite importanti, difficili, e al termine delle quali lo Spezia potrebbe trovarsi in una posizione di classifica potente interbar, cioè non ci sarebbe nessuno scandalo, insomma, per il valore del tennis, un contraccolpo psicologico. Hai detto la parola, in questa domanda che tu mi hai fatto, la parola che mi è venuta proprio più pulita e subito alla mente, hai detto difficili. Oggi questo termine secondo me è indicato proprio per queste partite che andremo a affrontare, ma proprio difficile perché ogni domenica è difficile. Oggi mi va di pensare positivo, oggi non voglio pensare negativo, ma nella mia testa c'è quella mentalità che raggiungere quel sogno che oggi non nomino ma che mi piacerebbe raggiungere, e quindi dico che queste partite che affronteremo, Brescia, Ascoli, Sassuolo, per noi saranno le partite che ci porteranno a ridosso delle prime. Meglio pensare positivo. Assolutamente, pensiero positivo porta risultati positivi. Grazie.